Quante volte vi è capitata di vedere questa schermata? Quante volte vi siete chiesti a cosa serva questo dinosauro e cosa c'entra con l'impossibile connettersi a internet? Oggi lo scopriremo. Allora, cominciamo ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi vi faccio vedere cosa serve questo tirannosauro quando non ci sta internet. Per attivarlo basta spegnere internet, penso sia anche capitato più volte, magari vi ha dato smadonnare. E oggi vedremo a cosa diamine serve. Quindi ragazzi, per me questo è il gioco più bello del mondo, perché guardate cosa succede se premo la barra spaziatrice. Oh, il dinosauro prende vita e comincia a correre, guadagnando metri su metri. Ma attenzione, ci sono dei cactus, dovremmo saltarli tutti. Oh my god, questo gioco è bellissimo. Bisogna semplicemente saltare i cactus e tutto senza internet. Ed è un bellissimo easter egg di Google. No, ho perso. Anzi, si può provare quante volte volete. Questo gioco è bellissimo, soprattutto perché è un tirannosauro che corre in un deserto con i cactus e va alla ricerca della connessione internet, penso. Anzi, attenzione, nuovo record. Nuovo record, 100. Bisogna fare, ragazzi, obiettivo è 1000. La velocità continua ad aumentare. 200 metri. Quindi, ragazzi, c'è poco da dire. Questo gioco è fantastico perché nessuno se l'aspetta. Cioè, uno ogni volta, smadonna, ci sta sta connessione e dice: ma cosa cazzo c'entra un tirannosauro? Quindi ragazzi, il video finisce qui, scusate, è cortissimo, volevo solo farvi vedere questo easter egg attivabile da Google Chrome o Internet Explorer. Sì, penso che funzioni ancora, non lo so. È dal 1922 che non uso Internet Explorer, ammesso che sia mai esistito. Vabbè, e allora speriamo che il video vi sia piaciuto, che vi abbia divertito. Se volete lasciate un like, iscrivetevi. E magari mandateci il vostro record se ci provate. Bella a tutti!